L'educazione sentimentale, titolo che non è solo quello di un romanzo, ma direi di una cultura. Allora, la domanda è cosa significa davvero educazione sentimentale? Ma dunque, da anni scrivo gli spettacoli per Lella Costa e questa volta sono in difficoltà. C'è una difficoltà a mettere a fuoco proprio la faccenda. L'idea era quella di partire da Pinocchio e dal libro Cuore. L'idea era quella di far incontrare Pinocchio come se Pinocchio fosse un testo adottato dalla classe del maestro Perboni, cioè dalla classe del libro Cuore. Ovviamente il libro Cuore e Pinocchio sono il diavolo e l'acqua santa, per cui i ragazzi del maestro Perboni e il maestro Perboni stesso che leggono Pinocchio è uno scandalo a getto continuo, a cominciare dal fatto che Pinocchio è repubblicano, perché comincia, c'era una volta un re, risponderanno i miei piccoli lettori, no, non c'è un re, mentre il socialista De Amicis scrive il libro Cuore è monarchicissimo, cioè l'episodio in cui il padre di uno dei ragazzi che ha fatto la guerra con il re Umberto, vanno a vedere il re Umberto e poi il re Umberto gli dà la mano perché hanno fatto la terza guerra di indipendenza insieme e il re Umberto gli dà la mano e lui accarezza il figlio dicendo guarda la mano è ancora calda, questa è la carezza del re. Questi due libri sono quelli che hanno formato tantissimo le coscienze in quest'ultimo secolo, più di un secolo ormai. Le ultime generazioni probabilmente un po' meno, però fino alla mia generazione sì, perché noi a scuola con il maestro Maccani, che assomigliava molto al maestro Perboni, dicevamo cioè, la mia patria, cioè, i pezzi del libro Cuore erano slogan. No? E li urlavamo come slogan, perché il libro Cuore è un catechismo laico, cioè funziona come il catechismo in cui ci sono le regole e ad ogni racconto vengono date regole di vita, tutte regole di vita che Pinocchio trasgredisce regolarmente. E i due libri sono coevi, cioè Pinocchio esce nel 1881, il libro Cuore esce nel 1886, ma è ambientato nel 1882. Tra l'altro Maria Montessori è nata nel 1870 e quindi nell'82 ha la stessa età dei ragazzi del libro Cuore, cioè 12 anni più o meno. Mentre Pinocchio nel 1881 comincia ad uscire a puntate, però poi viene pubblicato nell'83, quindi praticamente sono coevi, quindi è perfettamente credibile che i ragazzi della classe, il buon Garrone, il perfido Franti, Enrico e tutti gli altri leggano Pinocchio. È credibile perché Pinocchio fu un successo di botto proprio. E anche Cuore fu un successo di botto. E Cuore è diffuso in tutto il mondo. E in Cina, quando esce in Cina, dove il libro Cuore è popolarissimo, ancora oggi, non possono intitolarlo Cuore, perché per i cinesi Cuore è il muscolo che pompa il sangue in giro per il cuore e basta. Sono sempre stati molto concreti ancora prima di essere comunisti. E com'è il titolo in Cina? Il titolo in Cina è L'amore per l'educazione. E quindi è chiaro che il cuore della faccenda è l'educazione. Tra l'altro sono passati 21 anni dall'Unità d'Italia, quindi siamo lì. E D'Azeglio aveva detto abbiamo fatto l'Italia, adesso bisogna fare gli italiani. E come si fa a fare gli italiani? Con la scuola. Però bisogna convincere gli italiani a mandare i bambini a scuola. E quindi qui c'è tutta la parte che riguarda educazione e con Lella ci siamo concentrati su questa questione qua. Quest'estate abbiamo fatto, come facciamo spesso, una prima stesura e lei ha fatto un giro, ha fatto parecchie repliche già quest'estate, dove c'era anche molta lettura, c'erano le musiche di Paolo Fresu, insomma, cioè era già una roba formata. Il giro dopo quest'estate è andato benissimo dappertutto, eccetera, però non eravamo contenti perché sulla questione educazione prevaleva l'educazione sentimentale, cioè con tutto quello che è successo
è andato a prevalere questo tema. Allora abbiamo detto, portiamo l'educazione sentimentale su Flaubert. Poi l'educazione sentimentale di Flaubert è in realtà è l'educazione sentimentale di un ragazzo dell'Ottocento che ha come obiettivo, si innamora di una donna molto più anziana di lui, sposata, praticamente sua mamma, c'ha bisogno della mamma, e poi dopo, quando questa qua non gli dà nessuna speranza, si mette con questa prostituta che poi resta incinta e naturalmente muore di parto. E qui ci ha molto sollecitata una cosa, che nel libro Cuore non ci sono donne. La maestrina della penna rossa è un'invenzione di Comencini, perché ci ricordiamo probabilmente Teresa De Sio, che era la maestrina della penna rossa, perché nel cinema ci vuole la bellona, perché sennò ma nel libro Cuore non c'è. La maestrina della penna rossa fa due apparizioni assolutamente marginali, cioè sono due camei, ecco, entra. E invece nel film di Comencini, del libro Cuore, ha più spazio, però è un'invenzione, non ci sono donne. Anche in questo caso le mamme e le maestre muoiono, cioè quando ci sono le donne muoiono. Per non parlare di Pinocchio, dove la fata turchina all'apparire è già morta, cioè quando apre la finestra dice lui e scappa dal gatto e la volpe che lo stanno inseguendo, lui crede che loro siano i briganti, lui scappa, vede questa casa, apre la, e lei appare con gli occhi chiusi e le braccia incrociate e dice no, qui non c'è nessuno, dice come non c'è nessuno, sì, in questa casa ci sono solo morti, e Pinocchio c'è una tristezza pazzesca, sì. E nonostante sia morta dall'inizio, ad un certo punto la fa morire. Quindi muore la morta. È fatta turchina di nuovo, è l'unico personaggio femminile, che tra l'altro è una bambina, è una sua coetanea presumibilmente, mentre nel Comencini, perché Comencini fa sia il libro Cuore che Pinocchio, tra l'altro in due sceneggiati televisivi si chiamavano così, adesso si direbbe una serie televisiva, memorabili perché sono tutte e due molto belli. E nel Pinocchio di Comencini la fata turchina è la Lollo. Eh sì. Gina Lollobrigida, che nel 1972, quando girano lo sceneggiato televisivo, lei ha 45 anni, quindi è decisamente fuori età, cioè quello che fa Comencini è interpretare questa faccenda, dice già che c'è, la fata turchina è già morta, anche lì lui glissa molto sul fatto che lei è morta, nel senso che ci vuole la figura femminile, eccetera, e quindi c'è la figura femminile che però è la mamma. Anche qua, no? Sì. Quindi arriviamo da De Amicis a Comencini, passando per Flaubert, per Collodi, in cui le donne comunque sono mamme, sono amanti, sono poco di buono perché la danno via facile i personaggi di Flaubert, e siccome la danno via facile rimangono incinte e muoiono di parto. Esatto, ma è come tutta l'opera, no? Che si sviluppa nello stesso periodo, tutte le eroine dell'opera lirica che i libretti... Ah, muoiono tutte. Sì, muoiono tutte, sì. Sono tutte prostitute, se si divertono muoiono di tisi. Sì. Quindi diciamo che il personaggio femminile che sopravvive non esiste, cioè molte, non me ne viene in mente suicidano. Neanche uno. Preferibilmente quelle di Puccini si suicidano. Esatto, e si sviluppa più o meno nello stesso periodo storico, quindi che vede la donna nella letteratura in questa situazione. E quindi quando l'educazione sentimentale, che è una parola che gira adesso, è come, cioè, con questo background, con questa storia, come si fa? Cioè dove la prendiamo? Come si fa l'educazione sessuale? L'educazione sentimentale. Ho fatto l'aptus perché l'educazione sessuale è una parte dell'educazione sentimentale, naturalmente. E quindi ci stiamo chiedendo questo, e allora ho pensato, facciamo un test, visto che c'è questa occasione. Facciamo un brainstorming. Un brainstorming, per cui se mi fornite delle idee, le ritroverete poi nello spettacolo.